rispettivamente contro Panathinaikos, Inter e Juventus. Decise così di cambiare aria però Johan Cruyff, dopo 3 anni di continui successi, per cercare nuove avventure. Intanto Johan si sposò con la bellissima fotomodella Danny Koster e capì, grazie all'aiuto del suocero, che non sono i club che fanno gli interessi dei giocatori, bensì sono gli stessi giocatori che fanno i propri interessi. Fu anche al centro di un caso nazionale Johan Cruyff. Giocò per tutto il mondiale 1974, il mondiale dell'arancia meccanica, con 2 strisce sulla maglia invece che 3 strisce dell'Adidas, perché la Puma, storico sponsor di Johan Cruyff, non permise all'Adidas di vestire il suo gioiello. Venne ceduto segretamente al Real Madrid, ma Johan minacciò di non giocare il suo ultimo anno all'Ajax se non avrebbe ritrattato la sua cessione. Motivo? Io nella squadra del fascista Francisco Franco non ci giocherò mai. Questa fu la dichiarazione di Johan Cruyff. Volle andare alla rivale storica, il Barça. La ritroverebbe, indovinate chi? Ancora lui, Linus Michels, che ha come secondo il suo primo allenatore, Dick Buckingham. Il Barça lo compra per una cifra astronomica, rinunciando a Gerd Müller per quei tempi, e lui lo ripaga al club catalano con 2 gol subito all'esordio. Dopo un inizio di alti e bassi, il Barça di Cruyff e Linus Michels c'entra 10 vittorie consecutive e 26 partite senza sconfitte. Pensate voi, non succedeva dai tempi di Luisito Suarez e Lenny Herrera. Uno dei ricordi più belli di Cruyff al Barça è sicuramente la manita inflitta al Bernabéu e al Real Madrid, con Franco ancora al potere, ricordando che Cruyff giocava con la segnera del capitano, la bandiera catalana. Ma Johan voleva entrare ancora di più nel cuore dei catalani, e quando gli nacque il suo primogenito gli diede il nome catalano, Jordi, che in italiano sarebbe Giorgio, in castigliano Jorg. Fu subito attaccato dal governo franchista fascista spagnolo, chiamando all'illegalità perché non poteva chiamare un figlio con un nome catalano, ma lui, da furbo, dichiarò che Jordi era un nome olandese, aggirando così il potere fascista di Franco e della Spagna. I catalani capirono che era il non catalano migliore di sempre, entrando nel cuore della Catalunya per sempre. Il club catalano decise di cambiare allenatore, chiamando Hannes Weseweiler, dopo che dichiarò che nella sua squadra futura Johan era uno dei tanti e uguale a tutti. Johan, dopo anni di successi con il Barça, decise di cambiare aria perché questo allenatore a lui non piaceva. Lui era un ribelle, era un giocatore che si doveva sentire la prima donna, era un giocatore che amava fare cosa gli pare in campo. Lui era l'artefice di oggi del falso 9, il giocatore che non ha un ruolo, il giocatore che è solo estro, è solo fantasia. Decise di cambiare aria e, scusatemi un attimo, decise di cambiare aria e sempre con il suo suocero decise di andare in USA. Una notizia che fece scalpore, una notizia che nel mondo del calcio nessuno si aspettava, perché Johan aveva ancora anni per giocare a buoni livelli in Europa. E a quel punto lui, tutti lo accusarono di essere un mercenario, lo accusarono che era nato per soldi, ma non fu così, fu solo che il nuovo allenatore non poteva essere alle sue dipendenze, e Johan era già un allenatore. Infatti Johan, dopo alcuna parentesi USA nei Los Angeles Huskies, fu subito pronto a tornare in Europa, fu pronto a tornare nel calcio che conta, e tornò nella sua vecchia squadra, nell'Ajax, e il nuovo presidente, e lì trovò 2 giovani del vivaio che faranno la storia del club olandese, Rijkaard e Van Basten. Finito l'anno con l'Ajax, continuò la sua finta
carriera da traditore, perché cambio club, andò nel Feyenoord, lo storico rivale dell'Ajax, perché il nuovo presidente dell'Ajax decise di non rinnovargli il contratto. A questo punto Johan Cruyff, indispettito, fece il più grosso rispetto ai tifosi dell'Ajax. Finirà la sua carriera dopo un anno, precisamente nel 1984, lasciando un vuoto incolmabile in tutti gli amanti del calcio. Nel 1985 subito cominciò la sua carriera da allenatore, lo era già in campo, dichiarando: da giocatore non ero veloce, come tutti pensate, ero semplicemente intuitivo, il mio pensiero era più veloce degli altri, ma ora da allenatore diventerò un visionario. E così fu. Con l'Ajax vinse due coppe nazionali, due coppe delle coppe. Poi, come la storia ci insegna, tornò alla sua seconda casa, se non per dire la sua prima casa, il Barça. Tornò a fare l'allenatore. Il suo calcio era spumeggiante, un'infinita ragnatela di passaggi, un calcio spettacolare e offensivo. Nel 1992 diventò un santo per la Catalogna e per tutti i tifosi culé, vincendo la prima Coppa dei Campioni, quell'attesa Coppa, e per il club blaugrana e per tutto il mondo blaugrana. La sua squadra, fatta di campioni come Ronald Koeman, Romario, Guardiola, Michael Laudrup e molti altri ancora, fu soprannominata il Dream Team, in onore della squadra USA di basket, campione olimpico proprio nel 92, proprio a Barcellona. In seguito, con la sua giunta, con la giunta alla porta, ha costruito da dirigente il miglior Barça della storia. Oltre alla Coppa dei Campioni, il suo Dream Team ha vinto 4 campionati spagnoli, 3 Supercoppe di Spagna e una Coppa del Re. Johan Cruyff è semplicemente l'emblema del Barcellona. Vi voglio dire una cosa che disse Cruyff da allenatore quando allenava il Barça. E disse Johan Cruyff: a me piacciono i giocatori pazzi, mi piacciono i giocatori spettacolari che possono decidere la partita da un momento all'altro. E raccontò un aneddoto di Romario e voglio condividerlo con voi. Romario il martedì andò all'allenamento a Mr. Cruyff e gli disse: mister, io voglio andare in Brasile domenica, voglio andare al carnevale. E Cruyff gli disse: ma che sei matto? E sta loco Romario? E sta loco? Com'è possibile? E lui: no, ma io voglio andare al carnevale. Lui dice: te sei loco, vai a casa, vai a allenarti. Il mercoledì Romario si ripresentò da Cruyff e gli rifece la stessa domanda. Il giovedì gli rifece la stessa domanda. A quel punto Cruyff, molto dubbioso il perché un giocatore come Romario volesse andare a tutti i costi a questo carnevale, gli fece una proposta. Gli disse: Romario, se tu riuscirai a fare dei gol nei primi 45 minuti, potrai andare al carnevale. La partita, domenica, dopo 20 minuti il Barça, il nostro club, stava 2-0. Era la doppietta di Romario. A un certo punto Romario guarda l'allenatore, Mr. Cruyff, e dice: mister, cambio. E Cruyff dice: perché? Almeno finisci il primo tempo. E lui risponde: mister, fra mezz'ora ho l'aereo. Questo era per farvi capire quante leggende sono passate nel nostro club e quanto Cruyff sia stato importante nel nostro club. Cruyff è stato l'emblema del nostro club, ha dato un'impronta al nostro club, ha dato un modulo di gioco, ha dato il mesh un club a livello del gioco, ha dato quell'unicità che noi abbiamo, che noi importiamo in tutto il mondo. Quella magia che noi oggi abbiamo è merito di Johan Cruyff, perché lui ha portato il modello olandese del settore giovanile, l'ha portato da noi e ce l'ha mostrato come fare e ce l'ha insegnato e ci ha creato insieme all'Ajax i migliori settori giovanili del mondo. Grazie Johan Cruyff, oggi combatti la guerra, la più grossa guerra che tu possa combattere, combatti la guerra contro il tumore, contro quel tumore per il tuo vizio di fumare le sigarette, ma come tu hai raccontato, anche quando ti stavano installando un pacemaker, davi istruzioni al dottore e saremo sicuri che vincerai questa battaglia, perché te hai sempre vinto e vincerai sempre, Johan, vincerai sempre. Tutta la Catalogna e tutti i tifosi culé sono al tuo fianco. Grazie Johan.
Benissimo, beh Fabio, ti sei meritato un grande applauso da parte nostra. A volte mi sono un attimo bloccato, scusate. Vabbè, dai. Non trovavo più il filo. Fa parte, è il bello della diletta, no ragazzi? Giuseppe, Francesco, vero? Beh certo, ovvio, non è che può andare, poi è bello così anche che ci siano le imperfezioni. No, ma perché, che vogliamo dire di più? Grande Fabio, veramente. Ma la storia è stata narrata benissimo. Complimenti Fabio, no, veramente. Ho voluto dire di Romario perché la prossima trasmissione racconterò. Sei collegato. Proprio Romario, quindi racconterò e spererò di essere magari un pochino più fluido di stasera, che magari con l'emozione della prima volta e tutto è andata bene, ma poteva andare meglio, e sono sicuro che cresceremo tutti insieme e cresceremo ancora di più. Grazie a voi. Ti fai i complimenti Francesco Columbrida a Barcellona su Facebook, e anche Antonio Galletti, insomma. Ci scrive, grazie, quindi, mille. Bene. No, io sentivo Francesco invece stava aggiungendo qualcosa e sentivo un po' la voce un po' toccata, perché a me qualche lacrimuccia mi stava scendendo. Francesco, ti ho sentito un po' con groppa la gola a te. No, ho detto affanculo, Fabio l'ha raccontato mettendo i brividi. Fabio l'ha raccontata, non ho capito. Mettendo i brividi. Ah, e mettendo, ti ho detto, a me la lacrimuccia stava scendendo, quindi. No, veramente Fabio, veramente sei stato bravissimo. No, fantastico, Max. Sì. Grazie. E aspettiamo. Cercherò di essere sempre meglio. Come proprio Christ, non ci si accontenta mai, si cerca sempre di essere un visionario e quindi di migliorarci sempre di più. Sì, no, veramente, anche perché ecco, poi hai fatto già l'annuncio la settimana prossima, quindi ci sarà a parlare di Romario. Intanto Antonio Galletti ci scrive: forza Juan, io lo dico in catalano, non mi viene in olandese, quindi niente, ragazzi, allora io dopo questa bellezza, poi chiudiamo ovviamente con l'altra canzone che Fabio ci ha preparato, che è appunto dei Beatles, ovviamente è New Year Man dei Beatles, proprio ci capita proprio a cecio, quindi nella sigla finale mettiamo questa. Sono le 23:02, ragazzi, dobbiamo chiudere, e io vi chiedo a tutte e tre, partendo da Giuseppe, un pensiero in questa settimana, insomma, che si va concludendo, un pensiero insomma su quello che sarà poi la settimana del classico, che anche noi in radio affronteremo con tutti i crismi. Beh, Max, ovviamente è una settimana che vivremo tutti a pieno, questa ormai si è conclusa anche bene, con una bella vittoria. Adesso c'è questa sosta che un po' ci prepara per la partita contro il Real Madrid. Sicuramente non sarà una settimana semplice. Noi dal canto nostro su Radio Barça Italia cercheremo di tenere aggiornati il più possibile tutti coloro che ci seguono, e ne parleremo anche nella prossima trasmissione, appunto, di tutta questa, della preparazione, di come il Barça cercherà, appunto, quali saranno le novità di questa settimana, i giocatori, se tornerà Messi. Noi la dovremo affrontare con calma, con temperanza questa sfida, e dovremmo essere pazienti perché è una sfida delicata, è una settimana importante. Penso ci saranno anche dei buoni risvolti positivi anche per il ritorno in campo di Leo. Quindi calma e sangue freddo, questa partita sarà sicuramente una bella partita sul punto di vista della spettacolarità, e noi la attenderemo con ansia questa settimana. Francesco? Sono d'accordo fondamentalmente con te. Sulla settimana che va a concludersi, io penso di aver detto già tutto prima, quindi difficilmente mi scorderò di questa settimana, insomma. Certo. Che,
che sarà che quello lì che ci avvierà al classico, penso che ha detto già tutto Giuseppe, cercheremo di arrivare ancora più carichi e motivati di quanto lo siamo già, sperando in un Messi presente, perché sarebbe anche una bella lotta a favore psicologico, oltre che